Ciao a tutti ragazzi, oggi vi voglio parlare di una cosa che mi è appena arrivata per posta. E praticamente è un gioco che ha riscosso molto successo l'anno scorso e di cui è appena uscita la limited edition che ho ordinato un mesetto fa e oggi era il day one, il 21. E quindi andiamo ad aprirlo. Diciamo che voglio parlarvi di questo gioco non soltanto per mostrarvi le cose fighe che ho comprato, ma anche perché al suo interno ci stanno dei risvolti LGBT. Quindi se non ci avete giocato a Life is Strange e magari non volete spoiler, evitate di continuare con il video appena vi mostro cosa ci sta nella limited edition, perché secondo me è una figata pazzesca. Prima non c'ero neanche sottotitoli in italiano, non che a me interessino, però è una gran cosa che abbiano fatto in modo che potesse uscire anche nel nostro paese. Diciamo che io non ci ho mai giocato, però sono uno di quei giocatori pigri che invece che giocare ultimamente guarda soltanto i gameplay da più di poi, quindi conosco tutta la storia, quindi me la sono già spoilerata tutta quanta, però mi è piaciuto così tanto che dovevo per forza comprarmelo. Ok, tutto quanto. Allora, c'è il gioco per PC. Io credo che comunque bisognerà scaricarlo da Steam. Ecco, il prodotto offerto soggetto... no, non lo so. Per attivare il prodotto è necessario registrarsi il profilo Steam. Ok, sì, quindi servirà Steam. Poi ci sta un CD con tutta la soundtrack, ci dovrebbe essere anche il commento dallo sviluppatore o qualcosa del genere. Però è carino perché sulla copertina ci sta un disegno di Max e Chloe. E poi ci sta il, come si chiama? Il picture book con varie immagini. Direi che è fatto bene. Poi somiglia al diario di Max, quindi bonus. Sì, dai, è carino. L'ho pagato 24€, che direi che per una limited edition sono spiccioli. Perché comunque anche una limited di Pokémon non verrà sui 50€, non lo so. Io ordino sempre da Ladrostop. Ho capito che bisogna ordinare da Amazon, infatti questo l'ho preso da Amazon, da GameStop, e stava a 10€ in più. Quindi non ho intenzione di farvi spoileroni sulla trama, infatti non parlerò per niente della trama, ma parlerò soltanto di due personaggi. Quindi come vi ho detto prima, se non volete sapere niente, chiudete, ciaone. Vi do 3 secondi per chiudere. Ok, se siete ancora qui vuol dire che volete sapere cosa voglio dirvi. Le protagoniste, Max e Chloe, cioè i personaggi di cui vi voglio parlare, diciamo che fanno parte del mondo LGBT. Diciamo che la storia mi è piaciuta molto perché comunque non parla della possibile relazione che possono avere Max e Chloe. Infatti ci sono varie scelte dove ci sta un risvolto LGBT con Max e Chloe che si baciano alla fine del gioco e che comunque si baciano anche nel secondo e nel terzo capitolo se il giocatore vuole, e quindi diciamo che con tutte le opzioni tu puoi arrivare fino al punto in cui si baciano alla fine. Comunque c'è un finale triste però anche caruccio, perché comunque mi è piaciuto il modo in cui hanno sviluppato la loro storia, perché solitamente quando ci stanno personaggi LGBT in libri, film, telefilm, videogiochi o qualsiasi altra cosa, la storia è incentrata su di questo. Quindi che ne so, un anime Yuri, non diciamo Yuri, un anime shoujo ai è incentrato tutta sulla loro relazione, invece Life is Strange parla solamente della storia di questa settimana e diciamo che il lato romantico
non è per niente principale. E direi che questa è una cosa buona, perché dimostra che per parlare di una persona LGBT non c'è bisogno di creare una storia LGBT. Quindi se il giocatore vuole, può fare in modo che Max scopra i suoi sentimenti per l'amica Chloe. Durante la trama si possono vedere vari modi in cui Chloe e Max si stuzzicano tra di loro. Sempre dipende da come il giocatore gioca il gioco, perché comunque si può fare in modo che Max si metta con Warren e che baci lui. Però direi che mi è molto piaciuta questa cosa che ho detto prima, che la storia non è incentrata sul loro amore per niente, anzi. Anche se si può vedere il modo disperato in cui Max cerca di salvare la sua amica, nonostante sotto sotto sappia che è una cosa inutile. Sinceramente io ve lo consiglio molto il gioco. Come vi ho detto, non ci ho mai giocato personalmente, però ho seguito tutto il gameplay. Però è una cosa che faccio molto spesso con giochi di questo genere, tipo con The Walking Dead, Beyond Two Souls, anche con Heavy Rain, con Until Dawn. E comunque sono giochi a scelta multipla dove c'è la butterfly effect, quindi dipende tutto da come il giocatore gioca, e di solito le scelte di PewDiePie mi piacciono, quindi faccio prima a seguire lui che comprarmi un gioco dove praticamente non gioco quasi per niente, anche se Life is Strange ha un po' più di gameplay, diciamo. E anche se non volete giocarci voi, potrete comunque guardare i gameplay di altri youtuber. Io ho visto PewDiePie perché comunque mi piace lui, però ci sono molti altri che ci hanno giocato. Mi dispiace non averla analizzato bene come ho fatto con Oro Musuko, però comunque non voglio spoilerarla a nessuno. Il gioco mi è piaciuto così tanto che comunque voglio sapere cosa ne pensate voi. Direi che per oggi è tutto e ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video. Comunque ditemi per il nomignolo, perché ho avuto vari suggerimenti tipo Pichu, Raichu. C'è stata una ragazza che mi ha detto che più in là me lo dirà, però comunque vorrei altri pareri, perché vorrei un nome più cazzuto, sinceramente. Pichu è troppo puccioso per... non lo so. Poi vi consiglio di vedere il mio scorso video, che comunque è stato vittima di molte polemiche da persone transessuali che si sentono discriminati da me perché non voglio che loro discriminino gli altri. E praticamente è successo quello che vi ho detto nel video precedente: discriminano e non lo so, si sentono più potenti, è una cosa molto triste. Quindi vi consiglierei di vedere quel video, comunque per aprirvi un po' la mente. Quindi ci vediamo la prossima settimana e se riesco farò una collaborazione, però bisogna sempre vedere dai tempi e se la persona mi dice che va bene. Ciao!